Annalisa Bruchi, giornalista economica, lo possiamo dire, poi giornalista a tutto tondo, ma insomma col DNA economico, sì, giusto? Conduttrice di Night Tabloid su Rai 2. E quindi, come dire, la persona adatta su cui ragionare su una cosa che, insomma, che ci riguarda molto come toscani, che è un po' abitudine alimentare, un po' economia, un po' industria agroalimentare, un po' prodotti d'eccellenza. E cioè questo settore dell'agroalimentare d'eccellenza, riusciamo ancora nella competizione mondiale come Toscana a salvaguardarlo dal punto di vista delle peculiarità e della qualità? Guarda, sicuramente l'agroalimentare è uno dei punti di forza della nostra economia, quindi inutile, l'automotive, il turismo, cioè sono cose fondamentali. E poi dobbiamo ricordarci che nel mondo c'è molta voglia d'Italia, soprattutto di cucina italiana, di cibo italiano. Quindi noi abbiamo qua in Toscana tantissime eccellenze, dal vino a, non so, penso alla cinta senese, noi siamo qua in zona, per cui sicuramente quello è un punto importante. L'importante è appunto salvaguardare, come tu hai detto, la qualità. I prodotti DOC, i prodotti di OCG, si ha l'impressione, girando un po' anche per i locali, i ristoranti, insomma, enoteche della Toscana, che questi ristoratori, chi gestisce, ci tengano molto, no? Cioè li senti orgogliosi, guardate, questo è un prodotto DOC, è una cosa toscana, forse non solo toscana, però bella, no? Molto bella, secondo me, anche questo famoso storytelling, adesso una parola va tanto di moda, no? Del prodotto, da dove viene, da quale fattoria, che tipo di trattamento, eccetera, secondo me sta diventando sempre più importante nelle nostre tavole, non solo nei ristoranti, ma anche nelle nostre tavole. Ecco, fra l'altro, mangiare bene anche appunto al ristorante, no? Le istituzioni toscane, la regione, i comuni, le camere di commercio, mi sembrano molto attente anche a diffondere una sorta di disciplinare della qualità nei ristoranti. Questo, tu che magari vieni e vai a mangiare al ristorante, no, in Toscana, si vede, si percepisce? Guarda, io devo essere sincera, mangio poco, ma vai nei ristoranti in generale, però quando mi capita mi rendo conto che è cambiato proprio il concetto, quello sì, però in realtà nei ristoranti... Quindi la qualità è migliore? La qualità secondo me sì, io poi ricerco la qualità se vado a mangiare fuori e la trovi. Ce la facciamo a competere ancora con la qualità in questo mondo globalizzato così? Ma secondo me torna, perché si torna al glocal, no? Globale ma locale. C'è questa smania di queste grandi catene, no? Di alimentari, di caffè, di pizzerie, di cose che c'è molto nel mondo. In Italia non ha avuto molto, non ha attecchito, mentre i ristoranti italiani sono, diciamo, i più ambiti in assoluto nel mondo. Certo. Anche quelli, infatti, tant'è che usano anche lì l'Italian sounding, cioè il nome italiano, anche quando magari italiani non sono, perché comunque cucina italiana è sinonimo di qualità.